Come sapete, ci ha lasciato Gigi Riva, comunemente da tutti noi ricordato come Rombo di Tuono, un appellativo che gli diede Gianni Brera, un giornalista non dimenticato, e che è rimasto, pur passando gli anni e le generazioni, come l'appellativo per questo grande, non solo calciatore, per questo grande uomo, perché la caratteristica di Gigi Riva, anzi, per dirlo come direbbero i sardi, Gigi Riva con due R tutto attaccato, è stata quella di essere non soltanto il calciatore più prolifico in fatto di gol della nazionale italiana, ma di essere anche un grande uomo che non aveva bisogno di tante parole. Il suo silenzio tante volte parlava da solo. Il suo esempio come calciatore, come uomo, come dirigente della nazionale. Nel 70 fu uno dei protagonisti, prima di essere dirigente, come calciatore nella partita del secolo, così venne definita, ve la ricordate, il famoso 4-3 con la Germania, dopo che 4 anni prima aveva vinto l'Europeo, credo con un suo gol, se la memoria non mi inganna. 35 gol in 42 presenze, nonostante i tanti campioni che ha avuto l'Italia, rimangono il record che Gigi Riva porta in paradiso, ma in paradiso porta anche la sua capacità di dire no, perché è facile dire sì. C'era una canzone, l'autore si chiamava Leo Valeriano, che diceva il coraggio di dire di no. Erano gli anni in cui era facile dire sì. Questa canzone esaltava chi aveva il coraggio a volte di rifiutare i falsi miti della società, diceva. Ecco, Gigi Riva ebbe offerte dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, ma aveva trovato nella Sardegna, a Cagliari, ma in tutta la Sardegna, perché pensateci, il Cagliari e Gigi Riva sono il giocatore e la squadra che ha il tifo senza eccezioni in tutta una regione. Non ce n'è altre regioni, hanno sempre il campanilismo tra due o più squadre. Non avviene per il Cagliari, e certo il merito è della regione, dei sardi, ma credo che sia anche il merito di Gigi Riva. Lui, dicevo, ebbe la capacità di dire no a chi gli prometteva più soldi, gli prometteva più onori, magari più vittorie, perché un campionato unico, il Cagliari l'ha vinto con lui, avesse accettato di trasferirsi ne avrebbe sicuramente vinti molti di più. E allora, grande campione nel campo di calcio, grande campione come dirigente, grande campione nella vita. Anche dopo, anche in questi ultimi anni che l'hanno visto molto fragile, ha sempre tenuto una dignità, un riserbo, una immagine che a tutti noi piacerebbe poter assomigliargli. Ma è difficile, perché di Gigi Riva non ne nascono spesso, questo lo sappiamo. E Gigi Riva è anche la nostra buona coscienza, la capacità di sapere che gli italiani non sono quello che a volte qualcuno dipinge, il mandolinaro, il fanfarone. Sono anche i tanti Gigi Riva, anche se lui è unico, ma è un esempio di come c'è un'Italia vera che in lui si può rispecchiare. Ecco, io voglio avvicinare questa mia perorazione abbraccio, ricordandolo a quest'Aula, ricordandolo a tutti, non solo i tifosi del calcio, ma a tutti gli italiani, perché non c'è un italiano, anche quello che di calcio non sa neanche di quanti giocatori è composta una squadra e non capisce che cosa sia questo offside complicatissimo sempre di più, ma Gigi Riva lo conoscono assolutamente tutti. Voglio ricordarlo a tutti gli italiani e, se consentite, a nome anche di tutti voi, ai suoi familiari, inchinandoci alla sua memoria. Grazie a Gigi Riva, grazie ai sardi che lo hanno reso migliore di tutti noi.
Grazie.